Erano convinti che il loro destino non fosse nelle loro mani, ma nelle mani di Dio. È evidente dalle cose che scrivevano che credevano di dover mantenere un atteggiamento devotamente passivo, in modo da lasciare che Dio operasse secondo il suo disegno, mentre loro aspettavano che si compisse. Nel luglio del 1918, Nicola scrisse nel suo diario: «Il tempo è sereno e piacevole. Nessuna notizia dall'esterno. Nicola». Erano le ultime parole che avrebbe scritto lo zar. Il 16 luglio 1918, la famiglia Romanov, i servitori e il medico personale furono svegliati in piena notte e condotti negli scantinati. Dopo essere stati allineati davanti al plotone di esecuzione, ai Romanov venne letta una dichiarazione agghiacciante e di una brutale semplicità. «Poiché i vostri familiari perseverano nell'attacco della Russia sovietica, il comitato esecutivo degli Urali vi condanna a morte. Jurovsky». Quando i 12 soldati aprirono il fuoco, assistettero ad uno spettacolo sconcertante. Sembrava infatti che le ragazze fossero immuni alle pallottole. I soldati non sapevano che le ragazze indossavano corsetti pieni di diamanti. Così, quando videro che le pallottole rimbalzavano sui loro corpi, pensarono che una misteriosa forza le proteggesse. In un momento di crescente frenesia, i carnefici continuarono a sparare. I loro resoconti forniscono dettagli inquietanti sul massacro. La zarina e la figlia Olga tentarono di farsi il segno della croce, ma non ebbero il tempo di finire. Strikotin. Il sangue scorreva a fiumi, ma l'erede era ancora vivo e gemeva. Jurovsky si avvicinò a lui e gli sparò 2 o 3 volte a bruciapelo. Mi fece venire la nausea. Nella confusione di quegli ultimi terribili istanti, è possibile che qualcuno dei Romanov sia riuscito a sopravvivere? Sappiamo che alcune delle ragazze erano ancora vive quando lasciarono la casa. Non vennero uccise nella cantina. I soldati le avevano portate fuori su delle portantine. Una di loro si mise a gridare e fu colpita alla testa. Comunque, non esistono prove sufficienti per dire che furono uccise tutte. Quello che sarebbe diventato il mistero più intrigante del XX secolo generò presto dicerie sulla presunta sopravvivenza al massacro di alcuni membri della famiglia Romanov. E per interi decenni la speculazione si sarebbe concentrata sul destino della figlia minore, la 16enne Anastasia. Gli eventi che seguirono l'atroce massacro della famiglia Romanov rimangono tra i misteri più sconcertanti del XX secolo. Le autorità comuniste resero pubblico l'annuncio che lo zar e il principe Alexei erano stati giustiziati, ma non dichiararono nulla sul destino degli altri membri della famiglia Romanov. Stando ad alcune testimonianze, la notte del 17 luglio 1918, dopo aver caricato 11 corpi su un camion, i soldati sparirono nel buio della foresta russa. Cosa successe ai corpi delle vittime da quel momento in poi è un mistero che rimane tuttora irrisolto. Dopo tutte le vicissitudini patite, era possibile che qualcuno dei Romanov fosse sopravvissuto? Forse qualcuno si era salvato grazie alla clemenza di uno dei soldati incaricati di ucciderli? Pare che alcuni dei soldati avessero iniziato a simpatizzare con la famiglia, soprattutto con le ragazze. In quel periodo circolarono addirittura voci di amoreggiamenti fra le granduchesse
e alcune delle guardie. Se questo fosse stato vero, non è impensabile quindi che in quel frangente, che si può immaginare di confusione, qualcuna delle granduchesse sia stata salvata. Il mistero dei possibili sopravvissuti si infittì quando cominciarono a circolare voci riguardanti un evento accaduto pochi giorni dopo il massacro. Alcune persone sostennero di aver visto una donna malconcia, che era stata sicuramente picchiata, aggirarsi nella zona in stato confusionale e affermando di essere una delle figlie della famiglia reale. Sosteneva di essere stata sequestrata e violentata dalla polizia locale. Ma poi non se ne seppe più nulla. La vicenda prese una piega del tutto inaspettata quando, 19 mesi dopo, apparve a Berlino una giovane donna mentalmente disturbata. Dopo aver tentato il suicidio, venne rinchiusa in manicomio. Non era in possesso di documenti che certificassero la sua identità. Tuttavia, sosteneva di essere una principessa della famiglia Romanov, la granduchessa Anastasia. Questo film muto ripercorre la sua versione dei fatti. Durante il massacro del 17 luglio svenne e fu salvata da un soldato. Mesi dopo, disse, riuscì a raggiungere la Germania, dove, in preda alla disperazione, tentò di togliersi la vita. Nel corso degli anni, a causa di quanto dichiarato dalla donna, molti parenti e amici della famiglia Romanov le fecero visita e diversi la identificarono senza ombra di dubbio come Anastasia. Uno degli scettici che la interrogò era un cugino di Anastasia, il principe Sigismund. Nonostante le nostre accurate ricerche, non possediamo un elenco completo delle domande che il principe le pose. Ma fra le tante le chiese quando si erano incontrati l'ultima volta e quale stanza gli era stata assegnata durante la sua ultima visita in Russia. Secondo lui, la donna rispose correttamente a tutte le domande. La controversia sull'identità di Anna Anderson era ancora irrisolta dopo anni di dibattiti. E nel 1934 la Anderson decise di sottoporre la sua dichiarazione al giudizio del Tribunale di Berlino. Tra gli esperti che portò come testimoni a favore c'era una grafologa di fama mondiale, la dottoressa Minna Becker. Dopo 34 anni come perito per i tribunali tedeschi, sono pronta a giurare che la calligrafia della signora Anderson e quella della granduchessa Anastasia sono identiche. Dottoressa Minna Becker, aprile 1964. Ma forse la prova più convincente fu l'inatteso confronto di una caratteristica fisica da molti ritenuta unica come l'impronta digitale, ossia la forma dell'orecchio umano. Le orecchie della Anderson e di Anastasia furono confrontate fin nei minimi dettagli. Tutti i test le diedero ragione. La conclusione forense fu che le due donne erano la stessa persona e, anzi, che non era possibile che si trattasse di persone diverse. Nonostante le prove concrete che confermavano che Anna Anderson era davvero Anastasia, altri indizi contraddicevano la sua dichiarazione. Non riuscì a indicare correttamente la disposizione delle stanze del palazzo e fu sentita mormorare tra sé in polacco, lingua che Anastasia non conosceva. Dopo il più lungo processo della storia tedesca, il tribunale non fu in grado di raggiungere un verdetto. La Anderson trascorse il resto della vita vivendo da reclusa negli Stati Uniti. E anche al momento della sua morte, nel 1984, dichiarò di essere Anastasia, la principessa Romanov. Qualche anno dopo, nel 1991, venne fatta un'inaspettata scoperta in una località remota, vicino alla Siberia. 9 scheletri in una fossa poco profonda.
L'analisi del DNA avrebbe confermato che si trattava delle spoglie dei Romanov. I crani sfondati e le ossa segnate dalle pallottole erano la cruda testimonianza del massacro avvenuto nel 1918. La scoperta dei resti dei Romanov sembrava negare una volta per tutte la possibilità di superstiti. Tuttavia, un esame più attento avrebbe posto delle domande ancora più sconcertanti dal momento che dalla fossa comune mancavano due corpi. Dopo lunghi scavi, le autorità russe rinunciarono a continuare la ricerca dei corpi mancanti. Usando una serie di fotografie per confrontare le caratteristiche facciali con i teschi delle vittime, gli scienziati conclusero che i corpi mancanti erano quelli di due figli dei Romanov, l'erede al trono Alexei e una delle granduchesse, Maria o Anastasia. Può sembrare che molti siano riluttanti a dire che cosa sia successo ai figli minori dello zar. In realtà non lo sanno. Se quei corpi fossero stati vicino agli altri, a questo punto li avrebbero trovati. Che cosa può essere successo ai due Romanov? Jurovsky, comandante del plotone di esecuzione bolscevico, dichiarò di aver bruciato i due corpi, ma non furono trovate prove a sostegno della sua affermazione. Jurovsky mentiva? È possibile che due dei Romanov siano stati risparmiati e che Anastasia sia sopravvissuta? È possibile che Anna Anderson fosse la principessa Romanov scomparsa, come lei sosteneva? È probabile che l'intera testimonianza di Jurovsky riguardo all'esecuzione sia falsa. È anche possibile che, dovendo rendere conto dei corpi mancanti, abbia inventato la storia secondo la quale, durante la sepoltura, tentò di distruggere i corpi bruciandoli. Esisteva un solo modo per determinare se Anna Anderson era davvero la principessa Anastasia. Nel 1992 il DNA dei Romanov fu messo a confronto con quello di Anna Anderson, prelevato dopo la sua morte. Il suo DNA non corrispondeva a quello dei Romanov e gli investigatori conclusero una volta per tutte che Anna Anderson non poteva essere la principessa Anastasia. Anna Anderson aveva dunque architettato una delle truffe più grandi della storia? Qualunque sia la risposta, non fu la sola ad aver dato la caccia al titolo dei Romanov. Negli ultimi 60 anni, dozzine di persone hanno rivendicato parentele con la famiglia imperiale, probabilmente spinte dal desiderio di mettere le mani sulle ricchezze dei Romanov, un tesoro di cui si è persa traccia durante la rivoluzione russa. Si ritiene che gran parte del tesoro sia stato confiscato dalle forze bolscevichiche durante la rivoluzione del 1917. Alcuni pezzi di inestimabile valore sono giunti in Occidente, dove sono ora patrimonio degli ultimi casati reali d'Europa. Il resto del tesoro è conservato nel Cremlino, a Mosca, a scintillante memoria di un'era scomparsa per sempre. Ancora oggi, i Romanov perseguitano la coscienza della Russia. Una misteriosa dinastia, incarnazione di ricchezza e potere oltre ogni immaginazione, di biechi intrighi di palazzo, cospirazioni e assassini. Nella morte, come in vita, Nicola e Alessandra impersonarono il cupo e tormentato destino del popolo russo. Una coppia sventurata di innamorati, il cui amore non poté nulla contro le forze della storia, che avrebbero cambiato per sempre il loro mondo e che avrebbe portato infine alla loro distruzione. Erano convinti che il loro destino non fosse nelle loro mani, ma nelle mani di Dio. È evidente dalle cose che scrivevano che credevano di dover mantenere un atteggiamento devotamente passivo, in modo da lasciare che Dio operasse secondo il suo disegno, mentre loro aspettavano che si compisse.
Nel luglio del 1918 Nicola scrisse nel suo diario: il tempo è sereno e piacevole. Nessuna notizia dall'esterno. Nicola. Erano le ultime parole che avrebbe scritto lo zar. Il 16 luglio 1918 la famiglia Romanov, i servitori e il medico personale furono svegliati in piena notte e condotti negli scantinati. Dopo essere stati allineati davanti al plotone di esecuzione, ai Romanov venne letta una dichiarazione agghiacciante e di una brutale semplicità. Poiché i vostri familiari perseverano nell'attacco della Russia sovietica, che si può immaginare di confusione, qualcuna delle granduchesse sia stata salvata. Il mistero dei possibili sopravvissuti si infittì quando cominciarono a circolare voci riguardanti un evento accaduto pochi giorni dopo il massacro. Alcune persone sostennero di aver visto una donna malconcia, che era stata sicuramente picchiata, aggirarsi nella zona in stato confusionale e affermando di essere una delle figlie della famiglia reale. Sosteneva di essere stata sequestrata e violentata dalla polizia locale. Ma poi non se ne seppe più nulla. La vicenda prese una piega del tutto inaspettata quando, 19 mesi dopo, apparve a Berlino una giovane donna mentalmente disturbata. Dopo aver tentato il suicidio, venne rinchiusa in manicomio. Non era in possesso di documenti che certificassero la sua identità. Tuttavia, sosteneva di essere una principessa della famiglia Romanov, la granduchessa Anastasia. Questo film... Nella confusione di quegli ultimi terribili istanti, è possibile che qualcuno dei Romanov sia riuscito a sopravvivere? Sappiamo che alcune delle ragazze erano ancora vive quando lasciarono la casa. Non vennero uccise nella cantina. I soldati le avevano portate fuori su delle portantine. Una di loro si mise a gridare e fu colpita alla testa. Comunque, non esistono prove sufficienti per dire che furono uccise tutte. Quello che sarebbe diventato il mistero più intrigante del XX secolo generò presto dicerie sulla presunta sopravvivenza al massacro di alcuni membri della famiglia Romanov. E per interi decenni la speculazione si sarebbe concentrata sul destino della figlia minore, la sedicenne Anastasia. Gli eventi che seguirono l'atroce massacro della famiglia Romanov rimangono tra i misteri più sconcertanti del XX secolo. Il comitato esecutivo degli Urali vi condanna a morte. Jurovsky. Quando i 12 soldati aprirono il fuoco, assistettero ad uno spettacolo sconcertante. Sembrava infatti che le ragazze fossero immuni alle pallottole. I soldati non sapevano che le ragazze indossavano corsetti pieni di diamanti. Così, quando videro che le pallottole rimbalzavano sui loro corpi, pensarono che una misteriosa forza le proteggesse. In un momento di crescente frenesia, i carnefici continuarono a sparare. I loro resoconti forniscono dettagli inquietanti sul massacro. La zarina e la figlia Olga tentarono di farsi il segno della croce, ma non ebbero il tempo di finire. Strikotin. Il sangue scorreva a fiumi, ma l'erede era ancora vivo e gemeva. Jurovsky si avvicinò a lui e gli sparò 2 o 3 volte a bruciapelo. Mi fece venire la nausea. Le autorità comuniste resero pubblico l'annuncio che lo zar e il principe Alexei erano stati giustiziati.
ma non dichiararono nulla sul destino degli altri membri della famiglia Romanov. Stando ad alcune testimonianze, la notte del 17 luglio 1918, dopo aver caricato 11 corpi su un camion, i soldati sparirono nel buio della foresta russa. Cosa successe ai corpi delle vittime da quel momento in poi è un mistero che rimane tuttora irrisolto. Dopo tutte le vicissitudini patite, era possibile che qualcuno dei Romanov fosse sopravvissuto? Forse qualcuno si era salvato grazie alla clemenza di uno dei soldati incaricati di ucciderli? Pare che alcuni dei soldati avessero iniziato a simpatizzare con la famiglia, soprattutto con le ragazze. In quel periodo circolarono addirittura voci di amoreggiamenti fra le granduchesse e alcune delle guardie. Se questo fosse stato vero, non è impensabile quindi che in quel frangente